Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sempre sul canale di PokeShiny. Vi lascio tre codici e quest'oggi vi porto all'apertura finalmente, perché dopo veramente, cioè penso sia più di un mese. Sì, dopo più di un mese riesco a fare il video del TCBM fatto con il mio grande amico, se non che maestro spirituale, Dark Jackotto, che ovviamente lui come me ama l'old school, quindi parliamo dei set di Pokémon molto vecchi. Sono belli anche quelli nuovi, però quelli vecchi secondo me non hanno paragoni. Ovviamente ragazzi, la busta è chiusa, sigillata, non la giro perché dietro ci sono i dati, quindi la apro in diretta con voi. Allora, vediamo il contenuto. Allora, intanto leggiamo il bigliettino. Allora, ciao Francesca alias PokeShiny, Jack ti ringrazia per lo scambio, per il continuo scambio di opinioni e per la stima dimostrata nel chiamarmi maestro, nonostante non hai nulla da imparare da me. Assolutamente, però comunque, cioè, sei un collezionista che ovviamente ha iniziato prima di me, diciamo che al momento è molto più avanti nella collezione e quindi ovviamente il maestro ci sta. Non mi dilungo in discorsi infiniti. Ti dico solo che sono felice di vedere i tuoi video. Almeno so che il collezionismo in Italia non è morto. Un saluto, Dark Jackotto, perché qui c'è il nome della maledetta carpa. Fammi capire. Il giorno in cui troverai Shining Magikarp non lo dirai più, non lo dirai più alla stessa maniera. Vabbè, può essere che con Shining Magikarp, perché ovviamente per la collezione ci vorrebbe, ma solo questa carta però è Jack, cioè solo Shining Magikarp, dopodiché io di carpe non ne voglio sentire neanche l'ombra. Infatti come le trovo le metto nel raccoglitore e basta, mi servono solo per finire il set. Allora, qui ci manda una marea di carte, oltretutto bellissime, che adesso vi faccio vedere. E ovviamente ci sono un paio di ore ripetute, perché io quando ho preparato il suo TCBM ancora non aveva aperto la busta. Quindi ovviamente ci sono, già vedo qui scorrendo un paio di carte che lui ha mandato a me e io ho rimandato a lui. Vabbè, comunque. È uguale. Allora, iniziamo con delle fantastiche holo. Abbiamo un ludicolo bellissimo di ex guardiani dei cristalli, uno Swalot holo bellissimo, Dugtrio holo sempre di guardiani, Marowak di ex specie delta holo fantastico, Flareon di ex forze segrete bellissimo. C'è questo set, a me piace tantissimo, veramente bello. Bello, sono sempre di Forze Segrete. Victreebel, bellissimo. Pidgeot, Omastar. Questo è Leggenda di Mew, se non sbaglio, fantastico. Credili holo. Groudon holo, bellissimo. Guarda questo Groudon. Lapras è quello che gli ho rimandato io. Golem, bellissimo. Kabutops anche gliel'ho rimandato io. Hanoune holo di sempre Forze Segrete, bellissimo. Hanoune ho, bellissimo anche questa. E poi queste sono le carte da scambio. Abbiamo Metagross X di ex Power Keepers, Fraligator X sempre di Forze Segrete, Flareon X bellissima, di specie delta, Meganium X fantastica di ex Forze Segrete, e per finire Typhlosion X sempre di ex Forze Segrete.
che sono bellissime e sono delle holo, specialmente di Exorze Segrete, che mi mancavano e quindi cercavo. Bellissimo, uno scambio veramente stupendo, ragazzi. Non è uno dei migliori TCBM che abbia mai fatto. Perché quando c'è questo tipo di carte in scambio, ragazzi, cioè veramente non ci sono parole. Benissimo ragazzi, io vi saluto qui e ringrazio sempre Jack, come lo chiamo io, però comunque Dark Jackotto per essere precisi. Ovviamente andate sul suo canale e non ve ne pentirete perché comunque è un grande collezionista, nonché un mio grandissimo amico. Quindi, e questo già la dice tutta. Perché ovviamente me le scelgo le persone molto accuratamente con le quali avere a che fare. Benissimo, ragazzi, grazie ancora per la visione. E un saluto a tutti e ci sentiamo presto. Ciao ciao.